Ciao a tutti, mi chiamo Giorgio Tagliaro e sono candidato alle prossime regionali del 20 e 21 settembre per la provincia di Vicenza. Vuoi sapere cosa prevede il mio progetto politico? Beh, guarda questo video. La scuola, la cultura e i giovani rappresentano per me un tema molto importante. Una buona parte del mio programma è dedicato proprio a questo. Nuove iniziative per valorizzare la cultura e nuove prospettive di studi, importanti per il futuro dei nostri figli. Il collegamento costante tra l'Altopiano e la Regione Veneto sarà di vitale importanza, perché vorrei che si riuscisse a riformare l'antica alleanza tra le nostre montagne e la pianura e che insieme ci ha garantito anni di prospera autonomia. Vorrei portare unione all'interno dell'aspettabile reggenza dei sette comuni. Unione di intenti e di fatti. Garantirò un giorno alla settimana dedicato al confronto con le realtà istituzionali per far recepire le istanze del nostro territorio allo scopo di metterle in pratica. Dobbiamo migliorare e potenziare le infrastrutture, piste ciclabili, percorsi di mobilità, strade, progetti di videosorveglianza e servizi di sicurezza, in modo da rendere l'Altopiano un territorio agevole e sicuro. Voglio valorizzare i nostri prodotti, che sono il simbolo di un territorio sano e integro. Sgravi fiscali a chi fa economia in montagna, perché non è facile fare economia quassù da noi. Incentivi per la lavorazione e l'impiego delle materie prime in loco e aiuti ai giovani che si dedicheranno alla tutela del territorio. Biglietto da visita importantissimo è il decoro del paesaggio e delle strutture, dalle proprie case a chi fa turismo e interagisce con gli ospiti, motore economico molto importante per la nostra economia. Gestione del territorio vuole anche dire contenimento dei grandi predatori e dei selvatici. Dati certi, controllo del territorio e continuo aggiornamento con gli organi preposti, che devono rispondere e risolvere in maniera efficace questo annoso problema. Gli anziani sono la nostra più grande ricchezza, legame tra la tradizione e i nostri ragazzi, fonte inesauribile di saperi da tramandare e risorsa umana alla quale dare il massimo della dignità. Cielo e montagne sono i nostri unici confini. Dobbiamo riscoprire la nostra storia e la nostra autonomia, forte di centinaia di anni, e chiesta a gran voce con il referendum del 22 ottobre 2017. Riscoprire la nostra cultura, i nostri nomi, i nostri luoghi, le tradizioni ed essere orgogliosi abitanti di questa terra magnifica. Lavoriamo insieme, aiutiamoci, abbiamo bisogno di stare uniti, di studiare, di fare ed essere cultura, di eliminare tutti gli spigoli e tornare ad essere un altopiano unico, capace di intercettare tutte le risorse disponibili per i beni di tutti. Se sei d'accordo con me, votami. Il 20 e 21 settembre fai un segno sulla lista Veneta Autonomia e scrivi Giorgio Tagliaro. Mi trovo ad Asiago, proprio di fronte alla nuova costruzione dell'ospedale, nata grazie ad un investimento di oltre 30 milioni di euro stanziati dalla Regione Veneto. Questi soldi sono stati investiti per mettere in sicurezza i cittadini, gli ospiti e i lavoratori sanitari dell'Altopiano. La nostra vera sfida oggi è quella di mantenere attivi tutti i servizi necessari, compresi quelli di medicina territoriale, affinché la sanità altopianese costituisca una realtà funzionale e pienamente operativa nel territorio. Noi altopianesi ci teniamo molto a questo ospedale perché è stato fortemente voluto da chi ci ha preceduti e rappresenta un valore portante della nostra identità, perché è qui che siamo nati ed è qui che con professionalità e affetto siamo curati. Io mi impegnerò al massimo affinché il nostro ospedale continui a rappresentare una realtà attiva ed efficiente.
sarò un interlocutore presente con la Regione ed attento alle esigenze di noi altopianesi, affinché ciò che ci sta a cuore sia garantito oggi e negli anni a venire.